Scalata del Vesuvio, il vulcano di Napoli. Ragazzi, temperatura estiva, anni 50 gradi, sterrato e pendenze del 60-70%. Stiamo a scalare una montagna. Ragazzi, poi si sale verso il Vesuvio, nel cratere. Facciamo altre riprese e dettagliamo un poco la vera potenza, diciamo, atomica del Vesuvio. E questa è tutta la salita fino ad arrivare in cima alla punta. Alla punta del... Stiamo ancora scalando, ragazzi, ancora scalando. Molte persone si sono fermate, non ce la fanno a camminare, ma noi non ci fermiamo e non molliamo. E ora ora lo ferri botti, sempre attivi al 24. Questa è la bellissima vista dal Vesuvio, sembra di stare in cielo, nel paradiso. Ragazzi, come vi ho detto prima, questo è il Vesuvio. Abbiamo fatto il primo video a Pozzuoli e adesso stiamo qua. Molte persone lo vengono a visitare, quindi in pratica è sempre pericoloso, pericoloso. Io faccio questo video proprio per immortalarlo e per dire, io vado anche qua sopra, se deve scoppiare, quello che so, sì, io sto qua, sto in prima persona, non è che mi tiro indietro. Ragazzi, qua si cammina sempre, walk, 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 e never stop. Temperatura sempre altissima, vetta alta. Comunque vi posso dire che il Vesuvio è molto caratteristico. Ora, me, ragazzi, io vi ho raccontato il mio sogno, come stanno le cose. Il sogno premonitore, ho contattato anche dei medium e mi hanno confermato anche questa tesi. Ragazzi, io l'ho visitato proprio perché per immortalare questo luogo che oggi c'è, non si sa da quanto tempo non ci sarà più. Non dico bugie, siamo sul Vesuvio. No, molte persone possono dirsi che si può fare una montagna, il Vesuvio confermato. Questo è il cratere qua. Vedete, questo è proprio dove sta il magma del Vesuvio, specificata la bomba atomica. Ragazzi, è un serio pericolo, veramente. La vedete ancora in attività da dietro, i gas fuoriescono, comunque diciamo che è attivo. Ragazzi, qua c'è un movimento di tutte le nazioni, vengono a visitare questo posto qua. A me è diventata una multinazionale sto Vesuvio. Guardate a che altezza stiamo. Siamo altissimi qua, però si respira aria fresca, bello ossigeno e si sta. Ragazzi, qui termina tutto. Termina l'operato del Vesuvio. Terza ed ultima parte, e si chiude col chiosco. Che dirvi, seguitevi tutto il video, al prossimo appuntamento con la storia e con l'evento del Vesuvio.